Vedete, questo è il montano, voi sapete che ha rischiato di lasciare di tirare le cuoia per una porzione di formaggio per intolleranza, e qui dice gli italiani sono garantiti dalle etichette degli alimenti, ma quando vanno al ristorante chi li garantisce? Ora, è bene dire che c'è una direttiva comunitaria, peraltro recepita anche dal nostro paese recentemente, che verrà in vigore, se non vado errato, nel 2014, che pone l'obbligo di indicare almeno gli allergeni presenti nei piatti. Qui c'erano diverse scuole di pensiero in Europa tra chi imponeva di indicare tutti gli ingredienti all'interno del piatto, e voi sapete bene, per esempio, che per un ristorante che ha un menù ampio, che non ha una produzione standardizzata, mettere tutti gli ingredienti, anche quelli banali, che non fanno male a nessuno, non avrebbe alcun senso. Mentre si è optato poi per indicare per categorie i prodotti, almeno gli allergeni presenti, se ci sono le uova in un piatto, se c'è la farina, se ci sono altri derivati del grano e così via. Quindi da questo punto di vista c'è una norma cogente che entrerà in vigore e che tutela, però c'è anche un atteggiamento di responsabilità sociale che fa un preparo veloce, e vi dico, guardate, questo è negli Stati Uniti ci sono, c'è questo sito che si chiama Allergy Eats, dove sono segnati 600.000 ristoranti che hanno proposte, offerte gastronomiche mirate per persone che hanno intolleranze alimentari, addirittura con, ovviamente, quando ormai si parla di rete, si parla di social media e così via, ci sono le app, no, per poter scaricare e così via. Quindi questa è una cosa che in un paese che da questo punto di vista è molto avanti, no, non perché abbia, come dire, una grande cultura alimentare, assolutamente no, però è molto attento al rapporto con il cliente, con il consumatore. Noi, per dirvi brevemente, siamo stati dei precursori, questo oltre 10 anni fa, e lanciamo con il Ministero della Salute, che allora è un progetto che è ancora in fieri, ma non avrebbe bisogno di essere stimolato, e chissà se ad esempio anche con fondo forte si possa fare una grande azione di formazione su questo tema, era quello di fare un regolamento su base volontaria, quindi non cogente ma volontaria, e che mettesse al centro dell'attenzione del mondo della ristorazione tutte le aree critiche, non solo quelle di sicurezza alimentare, il senso stretto, l'igiene, per intenderci, proprio quelle legate alle intolleranze, al salutismo e così via. E beh, siamo stati da questo punto di vista dei precursori, non pensavamo allora al turismo accessibile, lo dico con molta franchezza, pensavamo proprio a una forma di attenzione che riguardasse tutti i consumatori, no? Però, pensandoci bene, stavamo aprendo una porta interessante di cui i frutti ancora non sono stati completamente raccolti. Come vedete, questa piramide del Bonino Blu, del ristorante Bonino Blu, aveva una grande parte delle norme, la base sotto, poi si arrivava fino alla punta di menù salutistici e menù adatti a persone che hanno intolleranze alimentari. Dentro questo c'era una fascia importante, che era quella della competenza e della consapevolezza, cioè la prima forma, al di là di tutte le procedure che uno può avviare all'interno di un ristorante, la prima cosa che va fatta è creare competenza all'interno delle persone, di chi lavora nella ristorazione. Concludo, e credo di aver finito dicendo, vabbè, queste erano le cose, questa era per farvi vedere, no, che cosa fare una carta del servizio, che attenta a queste cose, vuol dire il ristorante dispone di menù per clienti con esigenze e funzioni particolari. Il nostro responsabile di sala, questo è un ristorante vero, signor Tacquino, è a vostra disposizione per consigliarvi. Allora io penso che farebbe piacere in un ristorante avere all'interno del menù una scheda, no, una carta dei servizi, in punti, che ti dice se hai problemi rivolgiti a questa persona. Ok. Bene.